L'autonomia differenziata, tema caldo di queste ore. Si tratta di una legge che consente allo Stato di riconoscere alle regioni competenze esclusive su determinate materie, tra cui la scuola, i livelli essenziali di prestazione, la salute e il lavoro. Una proposta in discussione da anni legata alla storia della Lega Lombarda di Umberto Bossi e che oggi porta il nome del ministro Calderoli. Approvata dal Consiglio dei Ministri e in attesa delle modalità con cui verrà attuata, ha avuto ampia risonanza già nelle sigle sindacali in occasione del congresso regionale della CGIL Abruzzo-Molise al Palabecci di Pescara, che nel pomeriggio attende la riconferma di Carmine Ranieri, segretario generale. Il punto con Tania Sacchetti, segretario nazionale CGIL con delega alla contrattazione. Dobbiamo uscire da un dibattito che purtroppo riprende sulle gabbie salariali, abbiamo bisogno di un lavoro di qualità ben retribuito e dignitoso con forti contratti collettivi nazionali di riferimento. Poi naturalmente ci sono una serie di politiche, penso alle politiche attive del lavoro, che invece possono avere anche uno sviluppo regionale, perché devono essere chiaramente collegate alle filiere di sviluppo e alle caratteristiche tipiche dei territori, ma anche questo in un quadro di livelli essenziali che devono essere garantiti da nord a sud. Per ridurre la sperequazione da nord a sud sono necessari anche dei fondi aggiuntivi con le autonomie regionali. Assolutamente sì, c'è un grande tema di sperequazione delle risorse, di redistribuzione delle risorse. Noi abbiamo più volte proposto un grande piano nazionale per il centro-sud e il mezzogiorno, cioè abbiamo bisogno che le parti che sono un po' più indietro nel paese rispetto agli indicatori di sviluppo e di occupazione possano trovare maggiori risorse proprio per recuperare questi gap, perché le differenze territoriali che sono nord-sud, ma sono anche fra le aree interne e le aree non interne, penalizzano in realtà la crescita di tutto il paese e non solo di quelle aree. Si potrebbe rivedere un po' questa legge Calderoli? Per noi il disegno di legge Calderoli, anche per le modalità con le quali è stato proposto, è di fatto inaccettabile. Credo ci mobiliteremo per vedere il rispetto della nostra Costituzione, che comunque nella quale comunque un disegno anche di possibile maggiore autonomia deve essere fatto all'interno di un quadro forte, repubblicano, con un forte ruolo del Parlamento e soprattutto con una serie di politiche che devono essere garantite a livello nazionale.